La Bologna si è sconfitto al Dallara contro un Lecce che non ha sciupato nulla. I rossoblù volevano i due punti e hanno attaccato per 70 minuti, ma il contropiede dei pugliesi li ha costretti sempre all'inseguimento. Il Bologna sbaglia molto nei primi 20 minuti. Lecce colpisce nel centro al primo tentativo. Notari Stefano lanza Orlandini che infila Pazzagli nell'angolo, lontano, è il 24esimo. I rossoblù reagiscono al 35esimo su corner, Padalino gira di testa, Magatta para distinto. Il pareggio della squadra di casa arriva solo al 47esimo. Trattenuta in area di Biondo ai danni di Turkilmaz, per Amendolia è rigore. La palombella di Incocciati lascia di stucco Gatta. Nella ripresa il Lecce si presenta più agguerrito e dopo un paio di occasioni al nono Rizzolo costringe al fallo in area Baroni. Dal dischetto Scarchilli non lascia scampo a Pazzagli. Il Bologna supera lo shock solo dopo 10 minuti e torna all'attacco. Al 21esimo assist di petto di Turkilmaz per Bonini che spreca mandando alto. Fogli mette dentro Trochet e Barbieri, il Bologna assedia l'area del Lecce. Al 39esimo i due nuovi entrati costruiscono l'azione del pareggio, Incocciati fa il resto. A questo punto nessuna delle due squadre si accontenta di un solo punto. Pessotto cerca di fare tutto da solo, ma il suo tiro va a lato. Bolchi sostituisce Rizzolo con Morello. E dopo un tiro di Baroni da 25 metri alto, è proprio Morello a segnare al 44esimo il gol del successo del Lecce, con Pazzagli che si lascia trafiggere per la terza volta. La mia squadra, che da più parti, da un po' di tempo, veniva data come cotta, come finita, come squadra che non aveva più niente da dire, ha fatto una partita strepitosa, ha segnato tre gol in trasferta, come del resto c'era già successo parecchie volte, e ha vinto una partita fondamentale per l'economia del torneo. Loro con tre azioni hanno segnato, ci hanno segnato tre gol, noi abbiamo cercato di tutto per rimontare il gol di svantaggio e per noi probabilmente il 2-2 poteva starci anche, poteva starci. Poi c'è stato un altro contropiede e questo ha indovinato un gol, direi che se ne indovina uno ogni cent'anni.